Buongiorno. Buongiorno direttore, posso aiutarla? Sì, cercavo Bianca. È uscita con Alessia, sono arrivati nuovi arrivi e per cui devono sistemarli. Ma le dico che è passato? Sì. Ok. Sì, grazie, che avevo urgenza di avere la traduzione che sta preparando per me, ne sa niente? Ma mi sembra che ci stesse lavorando questa mattina. Addirittura dovrebbe esserci il computer acceso. Buongiorno. Posso aiutarla? Ho bisogno di una crema per il corpo. Va bene, mi può scusare? Beh, sì, sì, ma intanto... Prego, grazie. Cosa mi consiglia? Ho sentito il mio cuore vibrare e il mio corpo sciogliersi. Ho sentito qualcosa di speciale che non avevo mai provato per nessun altro. Ed ero convinta che anche tu avessi provato qualcosa. Forse mi sbagliavo, non lo so. Io di sicuro non posso fare finta di niente. Secondo me bisogna sempre guardarsi dentro e seguire il proprio cuore. Io l'ho fatto. E tu? Tu lo faresti? Ciao. Sei venuto per la traduzione, l'ho quasi finita. Sì, sì, non ti preoccupare, me la puoi mandare per mail questa sera. Beh, veramente pensavo di verificare due passaggi con te, magari questo fine settimana. Purtroppo sono impegnato questo fine settimana, mi dispiace, dovrei sbrigarti da sola. Vado. Buona giornata, Patrizia. Arrivederci, direttore. Fragranza, qui si alla Scusa, ma devo parlarti e non ho molto tempo. Guarda che se vuoi finisco io con la signora, davvero. Non ci sono problemi per me. Per me problemi ci sono, Bianca, perché se non finisci di fare l'ordine non hai molto tempo. Mi scusi un attimo, signora. Sì. Senti, se hai questa urgenza di parlarmi, o mi aspetti, o altrimenti puoi ritornare. Va bene, ripasso, perché sono di turno in clinica. Vengo a prenderti a pranzo. A pranzo un altro impegno. Casomai ti chiamo io appena ho finito. Se naturalmente trovo il momento. Fa come ti pare. Se il suo fidanzato deve dirle qualcosa di tanto urgente, io posso aspettare. No, signora, quello non è il mio fidanzato. Quello è solo mio fratello.